Sì, penso primo tempo bene, anche se abbiamo giocato contro vento, che disturbava sicuramente il gioco sia nostro che loro. Abbiamo creato qualche occasione in più rispetto all'avversario, penso che il risultato è meritato. Prima di questa partita comunque era un po' pungolato, come giusto che sia, a Frosinone è stato il peggiore in campo, veniva comunque da un tiro di riflessione. Oggi lo dovete ringraziare, insomma, per quello che ha fatto, insomma, si è ripreso alla grande, probabilmente anche la sua stigliata, così anche non troppo malvelata, ha fatto bene a questo giocatore, e comunque è fondamentale per questo gioco. Vabbè, a parte che ha fatto gol su punizione, finalmente ha cercato il secondo palo e ci è riuscito. Negli ultimi tempi lo prova spesso e quindi sono contento che l'ha fatto. Poi sul piano di gioco, per me, dipende da come si muovono gli attaccanti. Se c'è giocata per gli attaccanti la fa, se non ce l'ha, purtroppo poi è colpa sua. Che non è vero. Ma non ci ho mai fatto strigliate, è normale che mi aspetto da lui sempre cose buone e non sempre si riesce. È vero che aveva qualche pausa nel rendimento, però il giocatore non si discute. Buonasera mister, Gravignon dal primo minuto, qual è il giudizio sulla prestazione del centrale difensivo, se è proprio quello il tipo di giocatore che serviva nella linea e il commento sui 10-15 minuti di Bonino al di là dell'episodio del gol del 2-0 che non ha realizzato, grazie. Vabbè, penso che ha fatto una buona partita, poi lui è attento, magari ancora in qualche occasione è troppo istintivo, però ha fatto buona partita sia in fase difensiva che di impostazione. E Bonino è quello, io penso che un centravanti che va dentro, purtroppo ha sbagliato la migliore occasione, però la prossima volta andrà meglio. Buonasera mister, ecco, Giuliano Rotta, Matteo di Buori Salerno. Era la Salernitana che si aspettava con il 5, è stata la Salernitana dei 5 dietro al centrocampo nel primo tempo e si aspettava poi il cambio di atteggiamento da parte di Colantuono che ha provato a schierarsi a specchio nella ripresa. Anche qualcosa di più ha fatto, nel senso che poi gioca anche con quattro attaccanti, però me l'aspettavo a 5 perché ultime partite le ha fatte a 5. Poi già primo tempo poi già verso la fine del primo tempo si è messo a 4. Penso che ha cercato di fare tutto quello che poteva. La Salernitana si deve guardare le spalle, secondo lei? Non credo. È sempre una buona squadra rispetto a quelli che lottano giù, c'è qualche cosa di più. Le chiedo giudizio su Yamka, la seconda partita da titolare. Il ragazzo sembra avere insomma, un buon passo e anche oggi maggiore continuità rispetto alla prima di Frosinone, se pensa che è un innesto buono per il suo tridente. Poi le volevo chiedere una curiosità sulle palle ferme, cioè i calci d'angolo offensivi, cioè quando noi attacchiamo. Quasi sempre facciamo la stessa giocata, ce la giochiamo magari all'indietro, al compagno e così, e quasi sempre trasformiamo il calcio d'angolo in attacco in una palla persa, insomma è una costante di questo campionato. Se è arrabbiato per questo, i ragazzi dovrebbero fare altro e non mettono in pratica, insomma come ce lo può spiegare? Io sono arrabbiato nel senso che noi abbiamo la giocata con tre passaggi, dovremmo arrivare vicino alla porta. Purtroppo quando ci sono spazi e quando c'è da fare la tiriamo lunga. Quando è aperto finiamo di nuovo nell'angolo da dove non fa niente, tanto vale spostarla prima. Sì, dobbiamo migliorare in questo.
noi la prepariamo, purtroppo poi in partita ci confondiamo. Yamga ha fatto un'altra buona partita, è un ragazzo che ha la velocità, che ha progressione, magari qualche giocata non la vede ancora, però ha fatto una buona partita. Mister, vorrei sottolineare su due giocatori, su Pazzaro e Mancuso. Pazzaro sembra recuperato probabilmente, quindi pensa di continuare a schierarlo nelle prossime gare oppure continuerà a effettuare una specie di onore? E poi per quanto riguarda Mancuso, un giocatore che è rientrato a pieno regime, ha lottato, ha fatto anche da difensore in molti frangenti. Sì, sono due giocatori molto generosi, loro danno tutto, non si risparmiano, magari tecnicamente tutti e due possono fare meglio. Hanno cambiato tattica, la chiedono prima questa formazione. La prossima si vedrà, dipende da quello che facciamo in settimana. Vai. Mister, le volevo anche chiedere cosa pensa di questo digiuno di Pettinari, insomma, passata qualche settimana dall'ultimo gol che ha segnato, se è preoccupato, se pensa che il ragazzo sta vivendo una normale sessione, avendo giocato il campionato finora titolare, insomma ci può anche stare questo passaggio. Vabbè, ma lui oggi ha fatto gol, poi non so se è fuori gioco. Si muove, magari certe volte invece di aprirsi si chiude da solo, però è sempre un attaccante che penso dà fastidio alle difese avversarie. Senta, un'altra cosa, ci stiamo abituando bene a vincere tutte queste partite 1-0, se ci metterebbe la firma, insomma, per molti non sarà zevaniano come risultato, però a noi va benissimo, insomma, ci metterebbe la firma a continuare con gli 1-0. Vabbè, io ripeto, per me occasioni ce l'avevamo, forse la prima con Valzania che l'ha lisciata, però sono occasioni da gol e quando si sfrutteranno vinceremo 3-0. Mister, buonasera, io vorrei invece uscire proprio dall'argomento della partita, vorrei un suo ricordo, un aneddoto relativo a Bruno Pace. So che vi siete conosciuti in qualche modo? Noi abbiamo fatto nel 78 corso insieme. Lo raccontava sempre. Di un anno, lui era come lo conoscete, era vivace, era. È vero, sempre sorridente. A quel tempo forse mi superava lui. Grazie. Per me non ha fatto grossi errori, c'è sempre scontro e bisogna vedere a favore di chi lo dà, una volta noi, una volta loro. Posto, grazie. Arrivederci.